La reumatologia è una specializzazione della medicina interna che si occupa del trattamento e della cura delle patologie reumatiche. Esse riguardano tutte le problematiche legate in generale ai tessuti connettivi dell'organismo e dell'apparato locomotore. La disciplina della reumatologia riguarda problematiche che possono colpire diversi distretti corporei. A differenza delle altre specializzazioni, non fa riferimento ad un particolare organo, in quanto le affezioni possono riguardare varie parti dell'apparato locomotore. Le parti del corpo che possono essere soggette a malattie reumatiche sono quindi ossa, articolazioni, muscoli e tendini insieme al sistema connettivo. Il tessuto connettivo è il sistema che ha la funzione fondamentale di protezione, nutrimento, unione con tutti gli altri tipi di tessuto. Le principali patologie reumatiche hanno carattere cronico tra queste: artrosi, osteoporosi, artrite. Sono malattie infiammatorie che colpiscono le articolazioni in modo cronico e progressivo. Per questo costituiscono un motivo di rilevanza per la loro diffusione e il carattere invalidante sull'apparato locomotore. Il reumatologo è il medico che, laureato in medicina e chirurgia, ha conseguito la specializzazione presso la scuola di reumatologia. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Una visita reumatologica è fondamentale per prevenire, diagnosticare per tempo e curare le affezioni reumatiche. È necessaria inoltre a fine di controllo dell'efficacia di terapie già in corso. Le patologie curabili dal reumatologo si suddividono in patologie osteoarticolari, ad esempio artrosi o artriti conseguenza del peggioramento dell'osteoporosi o delle articolazioni. Patologie che riguardano tutto l'organismo come l'artrite reumatoide, la sindrome di Reiter. Patologie sistemiche autoimmuni. In presenza dei seguenti sintomi è bene parlarne con il proprio medico di medicina generale che farà richiesta per una visita presso lo specialista reumatologo. Spossatezza. Stato febbrile. Dolore articolare. Colorito anomalo delle mani. Deformazioni mani. Stai cercando il reumatologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Human Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza, per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Human Innovation. Se sei un dottore specializzato puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!